Buonasera, bentrovati tutti gli amici di MasterChef ancora insieme anche stasera e siamo questa sera con uno chef che è tornato a trovarci per la grande gioia dei nostri telespettatori perché hai riscosso molto successo. Fiorenzo Nisticò, buonasera. Salve, e bentornato. Fiorenzo, bentornato, veramente un piacere averti qui, il nostro giovane amico che viene da Sellia e di Soveria e a 30 sì. anni ormai ti conosciamo molto bene e siamo molto contenti di averti qui di nuovo stasera. Il nostro amico, prego, sono felicissimo anch'io di essere qua con voi. Grazie Fiorenzo, grazie mille. Allora, gentili telespettatori, vi invito subito a prendere carta e penna così Fiorenzo ci dirà quello che stasera ci prepara e io intanto vi ricordo il nostro indirizzo email che è masterchef@telespaziotv.com e anche il nostro sito che è mchef.tv, quindi seguiteci anche questa sera e state attenti a quello che ci dirà Fiorenzo. Prego, cosa ci farai stasera? Allora, questa sera faremo una cenetta a base di pesce. Ok, io venerdì oggi, quindi hai scelto proprio il menù adatto a questa giornata di quaresima ancora. Ok, ci vuole il pesce, certo. Io per l'antipasto userò i gamberoni che ho sgusciato, poi farò vedere come. Userò il bianchetto, che qua adesso è periodo del bianchetto, e le alici che ho precedentemente puliti. Ok. Ne farò un po' per l'antipasto e con un po' ne farò la pasta. Poi, come secondo piatto, vado a fare le spigole. Spigole o branzino, praticamente poi le lavoro, porto via la lisca, faccio un piccolo impastino con il bianchetto, le faccio ripiene e le sistemo nel forno. E le cuocio in questo modo. Perfetto, benissimo. Quindi ci farà anche Fiorenzo la pasta, a quanto ho capito la farai tu, faremo della pasta. Allora, oggi farò della pasta fresca, se ci spostiamo Sì, andiamo, ti seguiamo Fiorenzo, fai strada. E di qua sto usando della semola di grano duro, le uova, il sale, l'acqua e metterò anche un po' di peperoncino. Ho capito, quindi abbiamo tutti gli ingredienti pronti, a tratti, tutti gli ingredienti pronti, però sento che c'è già qualcuno che ci dà il benvenuto, Fiorenzo. Sì. Prima di metterci all'opera salutiamo il nostro amico o amica. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo? Sono Giovanni da Catanzaro Ligure. Signor Giovanni, puntualissimo, complimenti, le daremo il premio fedeltà. Sono riuscito proprio alla prima telefonata. Infatti, ha battuto il record, signor Giovanni. Buonasera. Mi dica. Volevo salutare lo chef e sono contento che è tornato perché è veramente una persona che è molto professionale. Ho visto come cucina veramente con passione. Poi io che amo la cucina, specialmente stasera, il pranzo che piace a me perché mi piace molto il pesce. Quindi bene. Vedo che stasera è tutto a base di pesce. Sì, sì. Volevo sapere di primo perché non ho capito cosa farà di primo lo chef. Farò una pasta... Una pasta fresca, adesso ho spiegato gli ingredienti, con le alici e il finocchietto selvatico. Va bene, signor Giovanni? Ci continui pure a seguire, fosse caduto, comunque ci continuerà senz'altro a seguire. Allora, Fiorenzo, iniziamo proprio dalla pasta. Ah, grazie, era lì, grazie, signor Giovanni. Da cosa partiamo? A fare l'antipasto. Ah, giustamente, si inizia dall'antipasto, hai ragione, perdonami. Iniziamo dall'antipasto. Pronto, buonasera. Ciao, sono Rossella. Rossella, da dove ci chiami? Dalla provincia di Cosenza. Provincia di Cosenza, benvenuta. Prego, dici tutto, Rossella. Rossella? Vabbè, Rossella, forse è caduta pure lei. Pazienza. Allora, iniziamo dall'antipasto, dicevamo, con Fiorenzo e facciamo i... Allora, farò i gamberoni gratinati con un tipo di pane speziato. Un pane composto, praticamente in questo pane io vado a mettere del formaggio, il pane, del pesto di basilico, dei capperi, del prezzemolo, delle acciughe sott'olio e inizierò a fare questo e aggiungerò anche un po' di aglio e di pepe. Ho capito, benissimo. Allora intanto io ricordo gli ingredienti mentre tu prepari il tutto. Abbiamo gamberoni gratinati al limone, tra poco ve li faremo vedere anche in sovraimpressione. Mezzo chilo di gamberoni, mezzo chilo di bianchino, un finocchio,
un vasetto di pesto, un cucchiaio di capperi, 5 zucchine, un vasetto di alici sott'olio e il sale. Sì. Ovviamente. Queste che stai lavorando sono? Io praticamente per fare questo tipo di pane faccio un fondo caldo. Ok. Spiego meglio che cos'è. Prendo dell'olio di oliva, mi faccio un piccolo fondo, metto un po' di olio, aggiungo le alici sott'olio, prendo un po' di capperi e li tagliuzzo in questo modo, sempre sottili. E li metto sempre nella padella. Metto un po' di prezzemolo perché questa praticamente va a fuoco lento, cuoce pochissimo. Ah. Questo tipo di pane qua. Io oggi faccio una cosa, normale non si mette, ma io vado a mettere anche un po' di finocchietto. Finocchietto selvatico, ovviamente, perché è profumatissimo. Ne prendo, sì, proprio 2 ciuffetti e li tagliuzzo sempre allo stesso modo. Ok. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, signora. Salve. Con chi parliamo? Mi chiamo Bruna e chiamo da Catanzaro. Benvenuta, signora Bruna. Buonasera. Prego, ci dica. Sì, volevo chiedere un consiglio allo chef. Prego. Dica. Se mi può dire come posso preparare la pastella per il bianchino. Allora, signora, normalmente si fa con le uova, il formaggio, si usa tipo il pecorino locale, grattugiato, del pepe e il prezzemolo. Poi c'è chi aggiunge un po' di farina per renderla un po' corposa, ma normale è così. Le uova, il formaggio. Che per esempio su mezzo chilo di bianchino, cioè quante uova dovrei mettere? Signora, 2-3 uova, perché le cano subito. 2-3 uova? Sì. E farina? Un po', signora, ce ne serve proprio un po', perché serve un solo... Un pugno? Sì. Sì, lei deve vedere una pastella densa, praticamente lei deve vedere proprio che il bianchetto sia omogeneo nella pastella. Aglio, prezzemolo e formaggio. Sì, e un po' di pepe nero. Ecco, e poi un'altra cosa, c'è chi dice che bisogna sciacquarlo, c'è chi dice di no? Dipende perché se si prende quello già pulito... Lei lo può usare, ma se lei tipo va in pescheria e prende quello che è stato pescato tipo la notte, quello là va lavato. Quello va lavato perché ci sono tipo un po' di alghe. In ogni caso lei mi dice che è meglio lavarlo e farlo scolare. Piano piano con uno scolapasta con i buchini piccoli, se no va via. Sì. E si usa in questo va modo. Va bene, qua. Grazie e complimenti per la trasmissione che veramente... una cosa meravigliosa. Grazie signora, buonasera. Buonasera, grazie. Allora, gentilmente facciamo vedere già i gamberoni gratinati al limone in sovraimpressione, così... Sì, grazie regia. Ok. Rossella, io ho messo la padella, o chiamiamolo tegamino, sul fuoco e faccio riscaldare un po'. Anzi, do un consiglio, io vado ad aggiungere anche un po' di olio di semi. Poi ti spiegherò perché praticamente come riscalda, io lo spengo la padella, praticamente spengo il fuoco e vado ad aggiungere il pane. Ah. E il pane assorbirà questo fondo. Benissimo. Un ottimo menù, questa sera ci sta preparando l'amico Fiorenzo Nisticò. Io sto usando dell'aglio in polvere, ne metto proprio poco. Aglio in polvere, ok. Sì. Volendo uno potrebbe mettere anche quello normale a pezzettini. Che sì, dici, a pezzettini, però raccomando una cosa. Prima va schiacciato l'aglio sul tagliere con un coltello, in modo che si fa talmente piccolo che non va sotto i denti. Ok. Così lascia solo l'odore. Adesso la lascio riscaldare. E facciamola pure riscaldare, intanto sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Ciao Rossellina. Buonasera, Esmeralda? Sì, ciao. Ciao cara, da Messina, benvenuta. Sì. Dimmi. Ciao. Senti, volevo chiederti una cosa. Io stamattina sono andata sul sito per vedere alcune ricette di cui non siamo riusciti a prendere il procedimento, ma mi sono comunque... segnata i nomi, però mi sono accorta che molte ricette, ma anche il procedimento, Rossella. Questo è grave, mannaggia.